La rivelazione dello Spirito di Dio è necessaria perché l'uomo non è in grado di conoscere Dio con la propria sapienza. Ce ne dà l'esempio il nostro caro fratello Paolo, che vi ricorderete bene anche voi, prima di incontrare il Signore viene definito un grande uomo conoscitore della legge, fariseo dei farisei. Conosceva la legge menadito e aveva le conoscenze che poteva permettersi di insegnare anche coloro che vivevano lì nel Sinedrio. Un uomo di grande cultura. Ma vi ricordate cos'è scritto nella parola? Che il giorno in cui incontrò il Signore reputò tutta la sua conoscenza tanta spazzatura. Aveva conosciuto per esperienza qualcosa di più della sua conoscenza, eppure conosceva ciò che riguardava la legge più di tanti altri. Ma la conoscenza intellettuale non potrà mai sostituirsi alla conoscenza personale di Dio. La conoscenza personale di Dio si rivela, e si rivela per tutti coloro che desiderano essere salvati. La salvezza è il dono di Dio ed è gratuita. Non abbiamo fatto nulla per essere salvati, ma Gesù ha compiuto ogni cosa e ha detto: tutto è compiuto. E Egli ci ha salvati non perché in noi vi erano capacità o virtù, ma perché Egli ci ha amati di un amore e ci ama di un amore eterno. Sapete, lo Spirito di Dio ci influenza e noi ci vogliamo lasciare influenzare. Simeone, quando viene mosso, spinto, va nel luogo giusto per incontrare la persona giusta, perché lo Spirito Santo ci porta sul sentiero giusto e ci porta sempre ad innalzare Cristo Gesù il Signore, e ci porta sempre alla sua presenza e ci fa realizzare la sua gloria, e noi sperimentiamo di gloria in gloria le sue virtù. Noi crediamo che Dio guida ogni cosa, perché Dio è l'Eterno e nulla sfugge all'attenzione di Dio. Dio è sovrano. E mentre noi ci confondiamo guardando le cause e le concause delle situazioni, nel frattempo Dio guida attraverso le cause e le concause il suo progetto eterno, perché Dio è eterno. Egli ha pensieri di pace per noi e ha pensieri per darci un avvenire e una speranza, non per farci fallire, ma per farci trionfare. Gesù ci fa trionfare. Lo Spirito Santo guida ancora oggi e noi vogliamo essere guidati dallo Spirito Santo, che ci guida nella verità. Soltanto quando noi respingiamo, rifiutiamo la dolce pressione dello Spirito Santo che agisce nei nostri pensieri e nel nostro cuore, è soltanto quando respingiamo che noi dimostriamo la nostra ribellione, e la ribellione è pari al peccato di divinità, dice la Scrittura. Non vogliamo mai ribellarci davanti a Dio, ma quando lo Spirito Santo arriva e ci guida, vogliamo dire: Signore, noi non crediamo nel caso, ma crediamo che ogni cosa è sotto la tua guida. Prima di prendere decisioni, prima di correre pensando anche di poter essere nella posizione o condizione di poter ormai arbitrariamente decidere, ti vorrei incoraggiare questa sera a prenderti del tempo e pregare il Signore affinché la tua decisione sia guidata dallo Spirito di Dio. Perché le decisioni che vengono dall'alto saranno quelle che ti condurranno sempre di più nella sua perfetta volontà. Noi vogliamo stare nella volontà di Dio, vogliamo rimanere nelle mani del Signore, dobbiamo cercare la guida di Dio prima di qualsiasi decisione, importante secondo noi o meno importante. Alle volte sono le piccole cose che diventeranno grandi problemi. Io dico stasera a voi, a me stesso: Signore, ti vogliamo incomodare in ogni istante, non vogliamo muoverci se non prima sei tu che ci dice: vai avanti e non temere, io sono con te fino alla fine. E cosa grave partire senza il Signore, non saprai mai l'arrivo e cosa riserverà il cammino.